Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, siamo al 64. Catalano, c'è il parere contrario, onorevole Catalano. No, il governo chiede di intervenire, prego. C'è stato un errore nella lettura, il parere è favorevole. Questo ci consola e quindi andiamo avanti. Al Nicchi 67 c'è il parere contrario, lo poniamo in votazione, non vi sono interventi, votazione aperta. Colletti. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al Melilla 68, con parere contrario. Prego, onorevole Melilla. Signor Presidente, chiederei al Governo di rivedere il suo parere negativo. Stiamo parlando di una situazione, quella che riguarda i servizi di prevenzione in materia di antincendio nelle scuole italiane, su cui vi sono degli studi veramente preoccupanti. L'associazione Save the Children dice che il 54% delle scuole italiane sono fuori norma, la Lega Ambiente addirittura il 60%. Io chiedo al Governo, ovviamente non un impegno, ma almeno di valutare l'opportunità di un'azione più coerente circa la proroga che si vuole dare per l'adeguamento alla prevenzione antincendi. Quindi chiedo alla sottosegretaria di rivedere il parere. Governo. Sì, Presidente. Chiediamo al presentatore di accettare una riformulazione, quindi il Governo sarebbe disponibile a cambiare il parere, valutando la possibilità di, considerato che comunque in questo decreto legge c'è quella proroga e quindi ci dobbiamo tenere un minimo di margine. Grazie.